credere sempre che qualcosa di meraviglioso stia per succedere. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Finalmente è arrivata anche qui in Italia la Xiaomi Mi TV 4S, con cui il famoso marchio cinese si lancia ufficialmente nel complicato mercato delle televisioni qui in Europa. Avrà successo? Non avrà successo? Beh, per scoprirlo dovremo attendere ovviamente e magari scoprire insieme com'è fatta la loro prima TV Smart. E se riesco a girarvela, vi date già una prima lettura alle sue caratteristiche principali. Ho sempre desiderato poterla provare e quando ho visto che Amazon il giorno del lancio l'ha proposta con 100 euro di sconto rispetto al suo prezzo di listino, beh ragazzi, non potevo non comprare la versione top di gamma da 55 pollici per portarvela qui sul canale. Ovviamente comprata solo dopo avervi comunicato l'offerta sul mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, che trovate linkato qui sotto in descrizione video. Beh, siete curiosi? Io personalmente tantissimo. Non sto più nella pelle, un unboxing veloce, perdonatemi la goffaggine, ma oggi sono da solo, quindi vediamo com'è questa prima TV di Xiaomi in Italia. Allora, nella grande confezione troviamo i due piedini metallici, abbiamo il grande manuale di istruzioni che vi consiglio di leggervi, il telecomando che vedremo più da vicino tra poco perché è davvero interessante, il cavo di alimentazione ovviamente con presa italiana e infine le viti per ancorare i piedini al televisore, televisore, cosa che farò ora. Ecco fatto, andiamo ora ad alzare la TV. Appena arrivata è già un grande aggiornamento da quasi 1 GB. E intanto vi dico quanto costa. La Xiaomi Mi TV 4S è disponibile in due formati, 43 pollici a 399 euro e 55 pollici a 499 euro. Entrambi i formati hanno le stesse identiche caratteristiche tecniche, a parte ovviamente la diagonale del pannello. Un pannello 4K Ultra HD HDR. Croce delizia di questo bel TV, come vedrete più avanti nel video. È in vendita anche una seconda versione dal nome Xiaomi Mi TV 4A, disponibile nel solo formato 32 pollici in risoluzione HD Ready 720p, che ok, capisco che su TV con diagonale ridotta, perché ormai parliamoci chiaro, le TV 32 pollici sono considerate praticamente delle TV da cucina, quindi il 4K
per le aziende produttrici è sprecato su questi pannelli che ripiegano su risoluzioni minori, ma almeno un Full HD me lo sarei aspettato. Comunque il costo per questa versione 4A è di 199 euro, quindi molto economica. Comunque entrambi i modelli sono già predisposti con il nuovo decoder T2 che entrerà in vigore entro fine 2022, obbligandoci in caso di TV non predisposta al DVB T2 all'acquisto di una scatoletta, un decoder esterno, come successe a fine 2012 con lo switch tra segnale analogico e digitale. Fortunatamente, almeno nel caso della Xiaomi Mi TV 4S e 4A, questo problema non sussiste, in quanto sono, come già detto, dotate di questo nuovo decoder e predisposte al nuovo segnale video. Il grande pregio che contraddistingue questa TV Xiaomi rispetto ai suoi concorrenti di prezzo pari o inferiore è sicuramente l'hardware e l'ottimizzazione. Parliamo di una CPU quad-core Cortex con GPU ARM Mali 470 coadiuvata da 2 GB di RAM sulla 4S 43 e 55 pollici e 1 GB e mezzo sulla 4A 32 pollici e ben 8 GB di memoria incorporata storage che ci saranno indispensabili in quanto questa televisione arriva con preinstallato il sistema operativo Android TV 9.0 con pieno supporto al Google Play Store. Apri Play Store. Sto aprendo Google Play Store. Potrete scaricare qualsiasi applicazione dai classici servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, passando per social network fino ai videogiochi. Infatti questa TV è compatibile con lo standard Bluetooth 4.2 oltre alla Wi-Fi Dual Band, quindi potrete collegarci senza problemi anche un gamepad o una tastiera. Esteticamente la parte frontale è molto minimalista, in puro stile Xiaomi, con la cornice in metallo molto sottile, piedini laterali e logo Mi e i tastini fisici presenti sotto al logo stesso. In caso vorreste montare questo TV a parete e non sui piedini, che così distanziati forse possono essere un po' scomodi su alcune superfici, beh, potete contare sul supporto dello standard VESA per l'ancoraggio al muro. E vi lascerò quindi linkati in descrizione video alcuni supporti pensati per questo tipo di televisioni. Il retro non è sicuramente il più sottile della categoria, ma è comunque accettabile, specialmente considerando la buona dotazione di ingressi, tra cui troviamo 3 HDMI 3.0, 3 USB 2.0, ingresso AV, Ethernet, uscita ottica, jack cuffie e altro ancora. Capitolo a parte, lo merita sicuramente questo telecomando, che secondo me è davvero ben fatto. Funziona attraverso il collegamento Bluetooth e il microfono è incorporato per richiamare all'esigenza l'assistente vocale di Google. Segnalo anche la presenza di tasti rapidi per Netflix e Amazon Prime Video, che non guastano mai. Ok, ma com'è l'esperienza audiovisiva su questo Xiaomi Mi TV 4S? Beh, decisamente buona, anzi direi ottima. Ora sto riproducendo un mio volo in 4K registrato con Mavic 2 Pro. L'immagine è molto nitida, come vedete, molto luminosa. Non sono presenti sul pannello zone con alterata retroilluminazione, come accade su concorrenti anche più costosi. E anche il contrasto è più che soddisfacente. Peccato solo per i neri che su questo pannello non sono assoluti.
Per quanto riguarda l'audio invece, beh, è nella norma. Non aspettatevi sicuramente dei miracoli con alti e bassi poderosi dagli speaker incorporati in queste moderne TV. In questo caso troviamo due speaker da 10 watt con supporto DTS HD, Dolby Audio e Virtual Surround Sound. Il loro spazio interno molto ridotto rende risicati anche gli speaker stessi, che comunque su questo TV sono di buona qualità, l'audio è pulito, i dialoghi sono abbastanza limpidi, ma se volete una qualità audio migliore per sfruttare tutti questi 55 pollici, beh, ovviamente vi consiglio di abbinargli una bella soundbar. Ve ne linko qualcuna consigliata da me qui sotto in descrizione video. Potete collegarle sia tramite HDMI, uscita ottica audio, oppure anche con il Bluetooth. Che ho particolarmente apprezzato è sicuramente la fluidità del sistema operativo. Io negli ultimi anni ho sempre utilizzato TV della Samsung, che considero ottimi compromessi per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, che come sapete sono predisposte con un loro particolare sistema operativo che a volte non è fluidissimo. Invece in questo caso troviamo Android TV 9.0 quasi stock, leggermente personalizzato con la sua interfaccia dal nome Patchwork. Comunque l'interfaccia è molto pulita, chiara e veloce. E anche apri tutte Facebook. Le applicazioni che ho provato si comportano decisamente bene. Ovviamente non pensiate di trovare montato qui dentro l'hardware di uno smartphone top di gamma, ma è più che adeguato per il suo scopo. Segnalo anche la possibilità di effettuare senza troppe manovre strane il collegamento tra il vostro smartphone Android e la televisione per il mirror, la proiezione della schermata del vostro telefono. In conclusione ragazzi, si tratta di una TV secondo me di ottimo livello, specialmente considerando la presenza di Android TV 9.0 e il Google Play Store al completo. Il display è buono, con molti alti e qualche basso, ovvero l'assenza dei neri assoluti, che per qualcuno potrebbe essere un problema. Il design è minimalista e curato, ben fatto. Ora so bene che nella sua fascia di prezzo, anzi anche a qualcosina in meno, troviamo dei competitor come Samsung e Sharp, ma qui la vera differenza è data dal sistema operativo molto ben ottimizzato e sfruttabile. Segnalo inoltre che a luglio dovrebbe arrivare sul mercato italiano la versione da 65 pollici ad un prezzo che si aggirerà attorno ai 699 euro. Voi invece cosa ne pensate di questa Xiaomi Mi TV 4S? La considerate una buona TV? La comprereste? L'avete già comprata? Non la comprereste mai? Avete dei dubbi o delle domande? Beh, parliamone insieme qui sotto, e se avete appunto dubbi o domande non esitate a chiedere lasciando un bel commento. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistare questo bel TV o altre delle televisioni che io vi consiglio, beh, vi lascio tutti i link con offerte ed eventuali coupon qui sotto in descrizione video, ricordandovi come sempre che offerte e coupon non sono eterni, quindi come fare? Beh, è molto semplice, troverete offerte e coupon sempre aggiornati sul nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! Infine, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito
like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto, io ora vi saluto e torno a guardarmi su questo bel 55 pollici la mia serie TV preferita. Sapete qual è? Beh, provate a indovinare lasciando un bel commento qui sotto. Noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi e buona visione!